Ventesimo anno del progetto Icaro, programmato dalla Polstrada, tre conferenze tematiche alle quali partecipano in veste di relatori esponenti qualificati del mondo universitario provenienti dalle facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze e da quella di Genova e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. All'auditorium del liceo Einaudi di Siracusa stamattina il seminario dal titolo 20 anni di Icaro, risultati e nuove prospettive, al quale hanno partecipato i dirigenti scolastici e i referenti per l'educazione alla legalità, alla sicurezza stradale e alla salute degli istituti scolastici della provincia di Siracusa. 20 anni di Icaro, che cosa ha insegnato tutto questo periodo? Una operazione che insomma va direttamente al cuore dei ragazzi. 20 anni di Icaro ha insegnato tanto ai ragazzi, ha insegnato tanto agli adulti rispetto ad un trend per 10-15 anni a ribasso, purtroppo. Io mi riferisco agli incidenti stradali, stiamo assistendo ad un lieve innalzamento dell'infortunistica stradale, sicuramente non grave come all'inizio di questo millennio, però gli incidenti stradali, soprattutto quelli mortali, c'è un lieve aumento. Questo ovviamente ci ha fatto riflettere ed ecco perché oggi la conferenza rivolta ai dirigenti scolastici, ai collaboratori, quindi ai referenti nelle scuole di ogni ordine e grado, alla legalità, alla salute, alla sicurezza stradale, proprio per rinnovare questo patto forte che c'è oramai da 20 anni, perché è un progetto longevo, un progetto che dura da 20 anni tra Ministero dell'Interno e Ministero della Pubblica Istruzione, e portato avanti ovviamente a livello provinciale dai dirigenti scolastici e dalla Polizia di Stato. È un lavoro che non può mai considerare, è una battaglia, ecco, più che altro una battaglia che non può essere considerata né vinta né persa. Bisogna rimboccarsi le maniche e far sì di tornare ad avere un trend in negativo degli infortuni stradali. Voi lo sapete, lo sanno tutti, che il 2019 non è stato un anno felice per questa provincia, per questa regione e neanche ovviamente a livello nazionale, ed è per questo che bisogna aumentare ogni è consentito sforzo per formare tutti quanti, iniziando dalle scuole, e per far capire alla collettività e quindi ai singoli automobilisti che le nostre strade non sono dei circuiti di gara, che non occorre, non bisogna distrarsi quando si è alla guida e soprattutto che bisogna rispettare le regole previste dal codice della strada. Quando si perde una giovane vita umana proprio a causa di un incidente stradale, voi forze dell'ordine e tutori dell'ordine, che cosa suscita questo? Sicuramente dietro una divisa c'è un uovo, c'è un cuore che pulsa, ovviamente un'anima. Certo, è una sconfitta, perché perdere una giovane vita sulla strada per tutti quanti noi è una sconfitta, e stare vicino ai familiari per noi è diventata oggi una priorità con il progetto Chirone, quindi è soprattutto stare vicino anche agli operatori di polizia, ai sanitari, a tutti quelli che intervengono in un incidente stradale, e il giorno dopo però bisogna rimboccarsi ancora di più le maniche e cercare di fare ancora meglio e ancora di più rispetto a quello che si è fatto fino al giorno precedente. Giusto prendersela con le strade piene di buchi o quant'altro? No, le strade vanno migliorate sicuramente, vanno implementate, e quindi sicuramente fa parte dei nostri doveri quello di segnalare le cose che non vanno agli enti proprietari delle strade, però il 97% degli incidenti, ed è un dato mondiale, è causato dall'errato comportamento dell'uomo, quindi prendiamocela di più con gli uomini che sbagliano.